Ora proviamo a esplorare la parola che ci è stata consegnata in questa liturgia per entrare un po' nel tema e trattarlo nella maniera più vasta e speriamo anche profonda possibile, no? In modo da prepararci alla festa. Il brano che abbiamo ascoltato è famosissimo, lo conosciamo a memoria fin nei dettagli. C'è però come un collegamento segreto tra la parabola che abbiamo ascoltato è l'episodio dell'incontro fra Gesù e la donna sirofenicia, vi ricordate? Quella che viene chiamata cane da Gesù. Se vi ricordate, a lei, come per i cagnolini che vengono nominati nel dialogo così duro e schietto tra Gesù e lei, a lei, come per i cagnolini, bastavano le briciole che cadevano dalla mensa dei figli, vi ricordate, no? Bastava quello, bastava semplicemente quello. E per la sua curiosa e incredibile fiducia e allo stesso tempo schiettezza nei confronti del Signore, non solo riceve le briciole, riceve proprio il pane dei figli, quello che effettivamente il suo cuore desiderava, cioè la guarigione della sua bambina malata, vi ricordate l'episodio? E assieme a quello riceve uno dei più grandi complimenti che ricorre nei libri dei Vangeli: grande è la tua fede. Che tra parentesi è un complimento riservato ai pagani, cosa curiosa, no? Allora, come per lei vale questo? Allo stesso modo, avete presente dal racconto che abbiamo ascoltato, allo stesso modo per Lazzaro vale la stessa cosa, cioè vorrebbe sfamarsi con ciò che cade dalla mensa del ricco. Gli bastano quello, anche per lui sono le briciole, gli avanzi potremmo dire. Il fatto è che in realtà sono i cani che spazzolano tutto e, come dire, non è come dire, è così il fatto, vanno a leccargli le ferite, vanno a leccargli le piaghe. Ora, senza, come dire, forzare la parola e senza renderlo troppo romantico, sembrerebbe che ci sia come una sorta di identificazione fra Lazzaro e questi scarti che cadono dalla mensa, no? È come se Lazzaro fosse proprio la briciola caduta per i cani, questo scarto buttato lì per i cani. Perché dico questo? Per una ragione semplicissima. Stando al brano nel suo contesto, il cuore della parabola non è l'opposizione fra il ricco e il povero, non è nemmeno l'opposizione fra una ricchezza e una povertà, e nemmeno, men che meno addirittura, tra la ricompensa terrena e quella celeste. Ci sono queste cose nel lungo il racconto, ma non sono il cuore. Infatti, abbiamo sentito la parabola raccontata ai farisei, di cui pochi versetti prima del racconto viene detto che erano attaccati al denaro e ascoltando tutte queste cose si beffavano di lui, di Cristo. Perché lo deridevano? Qual è l'argomento? Beh, siamo al capitolo 16 di Luca. Che è dopo il capitolo 15, il famosissimo capitolo in cui ci sono le tre grandi parabole della misericordia. I farisei avevano ascoltato quello, perché quelle parabole erano raccontate proprio per coloro, dice il testo di Luca, che si credevano giusti rispetto agli altri, non avevano bisogno, si pensavano non bisognosi di conversione. Qual è l'argomento di queste parabole? I farisei avevano ascoltato di Dio che ama lo scarto e lo recupera e fa festa quando lo recupera ed è disposto perfino a sprecare quando fa la festa per lo scarto recuperato. Pensate alla parabola della donna che spazza casa tutto il giorno per rintracciare la moneta, la dracma perduta. La trova, si rallegra e poi fa festa, quindi spende, spreca pur di far festa. E la stessa cosa vale per il figlio prodigo che rientra. E il padre, incurante del fatto che il ragazzo ha già consumato, sperperato la metà dei suoi beni, spende ancora, spreca ancora, da cui anche il detto, ogni volta che uno si converte, un vitello ci rimette le penne, no? Perché quella era la cena poi della festa, evidentemente. Allora, è questo su cui, come dire, i farisei si intrattengono a deridere il Signore, dice, ma di che parla? Ma che sta dicendo? Com'è possibile questo? È stupido ragionare così. E su questo Cristo incalza, perché racconta quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa,
la storia dell'amministratore disonesto, no? Che finisce con quella specie di elogio alla tangente, no? Procuratevi amici con la ricchezza disonesta, ma che non è la bustarella, è proprio la misericordia, perché quella ricchezza guadagnata senza alcun merito, solo per bontà, e quella ricchezza guadagnata senza nemmeno l'equità, solo perché uno è buono e ti vuol bene, semplicemente questo. Questo è ridicolizzato dai farisei, che non riescono a coglierne la portata. Per di più, l'aggravante sulla situazione dei farisei qual è? È che quando Luca descrive il loro amore per il denaro, sono pochi versetti, sono due o tre versetti, quando descrive il loro amore per il denaro, accosta questo loro amore al precetto contro l'adulterio e il ripudio della donna. E questo, se per noi suona strano, perché dice che ci azzecca questo versetto qui, questo comandamento qui nel mezzo di una critica alla ricchezza, se per noi suona strano, all'orecchio di un ebreo questo non lo è per nulla, per un motivo semplicissimo: nel corso della storia di Israele l'adulterio era considerato il peccato più grande nel rapporto con Dio, era il peccato di idolatria. Ma vi ricordate, quando Israele si fa il vitello d'oro, non semplicemente diventa eretico, diventa adultero, perché l'unico bene, l'unico amore del popolo è Dio, il liberatore, il salvatore. Allora vedete, la questione è su questo livello qua, è come se Dio stesse dicendo: il vostro cuore è attaccato a un bene che vi sembra alto, in realtà è un abominio. E l'abominio nella scrittura è proprio l'idolo, proprio l'idolatria. Avete perduto il tesoro, questo sta dicendo il Signore. Perciò non saprete più cogliere e non saprete nemmeno accogliere che il mio amore si manifesta per voi nella solidarietà con i più piccoli, nella solidarietà con lo scarto, nella solidarietà con gli scartati. E quella la chiave. Pensate che, portata hanno alla luce di quello che stiamo dicendo, le parole di Gesù ricorrono due volte nel Vangelo, un rimprovero tremendo ai dottori della legge, quando gli dice: andate a imparare che vuol dire misericordia voglio e non sacrifici. È durissimo, no? È durissimo. Allora vedete, la parabola non è detta per criticare i farisei che sono legati al denaro, non è quello il punto. Il punto è scuoterli da questa condizione di stallo, da questa condizione di belle statuine, verrebbe da dire, perché sono resi cose dall'amore di questo denaro. Avete legato il cuore, gli sta dicendo il Signore con la parabola, avete legato il cuore a qualche cosa che non vi rende umani, al punto tale che il ricco nemmeno si rende conto che c'è un povero alla porta, nemmeno si rende conto di questa scena tremenda dei cani che vanno a leccargli le piaghe. Nemmeno lo vede. Se vi ricordate, nel Vangelo di Luca c'è una scena molto simile, quando la donna peccatrice entra a casa del fariseo e poi va a piangere i piedi di Gesù, gli asciuga i piedi con i capelli, vi ricordate? Il Signore a un certo punto si gira verso Simone che lo ospitava, il fariseo, e gli dice: la vedi questa donna? Riesci a vederla? Ti rendi conto che c'è anche lei? O vedi solo il suo peccato? Allora, i farisei sono in questa condizione di cecità, non si rendono conto, come il ricco della parabola. Per questo motivo il povero di cui racconta la parabola veramente è come la briciola data ai cani, veramente è lo scartato, o addirittura lo scarto, che è una parola tanto dura, poco parafrasando il Salmo di Pasqua, vi ricordate, la pietra scartata che diventa poi la testata d'angolo. E lo scarto che può diventare il trampolino per una conversione. E paradossalmente è un aiuto al ricco. Non è un caso che Lazzaro, il nome Lazzaro, il nome del povero, significa Dio ha aiutato. Ha aiutato chi? Sta cercando di aiutare anche il ricco a rendersi conto della situazione in cui si trova. Gli antichi avrebbero detto: il povero sale in cattedra, è il povero che insegna come comportarsi, è il povero che trasmette il Vangelo, è il povero che dà la sensibilità per il Vangelo.
E qui, guardate, c'è da cogliere una sfumatura particolarmente sottile e preziosa, perché il rischio è sempre quello di, per quanto preziosa, è sempre quello di ridurre il Vangelo a una sensibilità di giustizia sociale, che pure, ripeto, è preziosa, ma rispetto al Vangelo è troppo poco addirittura. In gioco, in questa parabola, c'è tanto di più, perché la scrittura riconosce al povero, riconosce il povero come il custode di una beatitudine per coloro che si avvicinano al povero. Oltre le beatitudini che dice Gesù nel Vangelo, no? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, l'Antico Testamento riconosce e ricorda tutta una serie di espressioni a proposito del povero di grandissima portata. Una fra tutte è quella del Salmo 41, quando dice: beato l'uomo che ha cura del debole, beato l'uomo che ha cura del debole, che letteralmente suonerebbe piuttosto così: beato colui che dimora fra il debole e il bisognoso. Nel giorno della sventura, nel giorno nero, nel giorno della verifica della vita, nel giorno della crisi, il Signore lo libera, il Signore lo sostiene. Questo versetto qui, nella sua traduzione greca, cioè la traduzione che i primi cristiani hanno utilizzato per meditare le scritture, quella con cui siamo cresciuti come Chiesa, coglie una sfumatura di senso ancora più particolare. Sapete, il greco e i greci hanno sempre questa attenzione un po' al ragionamento, un po' alle cose dell'intelligenza. E in effetti la traduzione suona così: beato l'uomo che ha comprensione del povero. Comprensione non come empatia, comprensione come intelligenza. Sarebbe beato chi sa tenere assieme teoria e pratica del povero. Qual è quella intelligenza che tiene assieme contemporaneamente teoria e pratica? È il discernimento. È il discernimento. Non voglio annacquare il discorso sul povero tirandola su cose pseudo-spirituali. È che qui si gioca tutto in verità. Cioè, si tratta, la beatitudine di cui si parla è quella capacità di guardare le cose a partire dal povero o dalla povertà, di qualsiasi natura si tratti, di qualsiasi natura sia la povertà, che sia materiale o che sia di altro genere. Fiduciosi, e qui è lo scatto della conversione, fiduciosi che a suo tempo emerge la beatitudine. Guardate, siamo tanto disposti a farci, come dire, sfidare, a farci appassionare dalle eccellenze, e questo è un bene. Siamo molto meno disposti, invece, a guardare e a imparare le cose della vita e anche del Vangelo da ciò che è piccolo, da ciò che è povero, da ciò che è scartato. In questo l'esperienza di Francesco d'Assisi è straordinaria, perché è lui che alla fine della vita, e per cui è il termine di un percorso, non l'inizio, è lui che alla fine della vita dice che stando fra i lebbrosi pian piano ciò che era amaro è diventato dolce e ciò che è dolce è diventato amaro. Ma pensate anche concretamente ai nostri giorni, no? Quanto è difficile per noi reimparare a vivere alla luce della povertà della terra, cambiamenti climatici, le guerre, le poche risorse, i prezzi che salgono. Quanto è difficile reimparare la vita da quello, quanto è più facile rincorrere delle eccellenze. Ripeto, non è male, però c'è una concretezza e una realtà che insegna la vita, ancora di più. Ci starebbe bene qui il famoso detto: si stava meglio quando si stava peggio, ma non intendo quello, evidentemente, no? Ah, vedete, il discernimento invece qui è in rapporto a una possibilità bella e creativa di conversione. Perché in gioco, nella parabola, c'è proprio la fede dell'uomo ricco, la fede dei farisei a cui è rivolta la parabola, la fede nostra che ascoltiamo e meditiamo il Vangelo. Cioè quel rapporto fra Dio e gli uomini e la terra tutta che ci struttura come persone. Senza di questo, senza questa modalità di rapportarci,
non saremo più uomini umani. E qui, nella pagina che abbiamo ascoltato, conversione, come dire, si traduce in una maniera molto semplice, solidarietà. Non ce n'è un'altra di parola, solidarietà. E detto così può sembrare trito e ritrito, no? Alla fin fine, gira e rigira, finiamo lì. Però lo si può dire in un'altra maniera, guardate. Nel Vangelo sentiamo dire di arricchirci presso Dio, sappiamo che la parola non allude a un posto, un luogo, allude piuttosto al modo in cui Dio stesso gode del suo fatto di essere ricco. Ricco di che? Ricco in amore, ricco in grazie, ricco in misericordia, ricco in bontà e così via. E come gode lui di queste cose? È molto semplice. La sua bontà risplende proprio perché la dona. La sua misericordia è longanime, magnanime, estesa proprio perché è riversata sugli uomini. La sua, capacità di bucare ogni difesa, di bucare ogni situazione, splende verso di noi proprio perché ci è donata, proprio perché ci è condivisa. Allora capite, la questione è sempre la stessa. Non si trattiene, si dona, perché se si trattiene si seccano le cose, no? Potremmo tradurre questa parabola con il versetto veloce del Vangelo. Che senso ha guadagnare la vita e poi perdere, guadagnare il mondo intero e poi perdere la vita? Che senso ha? Allora io chiuderei così, no? Accogliere l'appello di questa parabola vuol dire accogliere il timbro più autentico della nostra umanità, godendo assieme e facendo risplendere reciprocamente proprio questa benevolenza, questa tenerezza, questa bontà che riversa su tutti e tutti ingloba e tutto permea, perché da tutti vuole essere goduta. E che questo diventi per noi un principio di intelligenza per le scelte che facciamo, per il modo in cui leggiamo la vita, per il modo in cui ci rapportiamo fra di noi e col mondo intero. Amen.